e che un consiglio da darti ce l'ho, ho spalle forti, devi fidarti, ti stupirò. Buonasera amici di Barimania, oggi abbiamo il piacere di stare insieme a un ex capitano del Bari. Ve lo presento, il signor Lorenzo Sibilano. Stava passando di qua, sono riuscito a prenderlo e l'ho portato dentro. Adesso noi gli faremo delle domande per capire quello che lui sa di tutta la situazione del Bari e di tante altre cose. Scusate, ho dimenticato anche di salutare il mitico Gennaro Baffoni alla mia destra, non so se lo riconoscete, è facile da individuarlo dai baffi che porta, e lui è il mio braccio destro, e poi il mio braccio sinistro che è Guerrero Pazzi. Saluto gli amici barimanino. Lorenzo, allora iniziamo con la prima domanda. Voglio sapere la tua carriera di calciatore, da dove nasce? Diciamo che la passione è stata trasmessa da mio padre, quanto anche lui ex calciatore, anche lui ha giocato alle giovanili del Bari, è arrivato a Primavera e quindi grazie a lui ho intrapreso questa carriera. È iniziata nella Club Roma, avevo l'età di 7 anni, 2 anni alla Club Roma, dopodiché l'azienda di mio padre, l'AMTAB, dove lavorava mio padre, decise di formare una scuola calcio e di là feci altri 2 anni, dopodiché è iniziata tutta la mia trafila col Bari dall'età di 10 anni fino alla prima squadra. Anche se papà era un portiere, sì, e noi dobbiamo ricordarlo. Papà era portiere. La sua carriera di papà anche da dove inizia? Papà è sempre a livello dilettanti, fatto a livello dilettanti, però da ciò che mi raccontano era molto bravo. Sì, era un grande portiere, io lo posso testimoniare, in quanto papà ha iniziato la carriera nell'Ulisse, la squadra della nostra famiglia. Sì. Antonio, posso fare una domanda? Prego, Lorenzo. Prego. Lorenzo, l'allenatore che ti ha dato più qualità, ti ha messo più mostra, ti ha messo per valorizzare le tue veramente qualità che avevi messo in campo? Beh, di sicuro penso Carboni, perché per me è stato, diciamo fra virgolette, come un padre, perché a Bari avevo avuto sempre una carriera un po' difficile, perché non mi davano la possibilità di poter giocare con una certa continuità, quindi ero andato anche via a Viterbo, dopodiché l'anno dopo me lo sono ritrovato a Bari e mi ha dato la possibilità di farmi conoscere veramente nella piazza di Bari. Infatti feci un bel campionato, giocai con continuità e quindi penso a lui, anche se non dimenticherò mai Ventura, che poi voi avete avuto a Bari, ma io già l'avevo avuto a Verona. Perché secondo me dal punto di vista tattico mi ha insegnato molte cose. Lorenzo, il tuo ricordo più bello, una partita che ti è rimasta più impressa nella mente da calciatore, qual è stata? Allora, io penso di non scordarmi mai le soldi che ho fatto al Bayern. Cioè, nonostante la sconfitta, però penso che un esordio in Serie A non si dimentica mai. Ed è stato un Parma-Bari 1-0, gol di Stanic. Perché è il sogno di un bambino che si corona, poi di un tifoso del Bari che arriva da giocare in prima squadra, quindi in Serie A penso che sia la partita che non dimenticherai mai. Assolutamente. Ho finito le domande, adesso ti faccio una domanda. Volevo sapere, nella tua carriera, qual è un giocatore che ti ha impressionato così tanto nell'ambito calcistico? Devo ritenermi fortunato perché ho avuto modo di poter marcare Battistuta l'anno che hanno vinto lo scudetto, e per me è stato uno dei più grandi attaccanti, infatti se non sbaglio è il più grande goleador della nazionale argentina tuttora, e mi ha fatto una grossa impressione, era veramente difficile da marcare, però io avevo come modelli da poter imitare, e quegli anni che ho esordito io ce n'erano tanti, c'erano Paolo Maldini, c'era Thuram del Parma,
l'ha distrutta in quel momento, era l'ha distrutta a livello centravanti, diciamo, sì, d'Italia, che poi avevo degli idoli a cui cercavo di trarre i migliori insegnamenti, che erano Thuram e Maldini, che per me rimangono, diciamo, Lorenzo, devo fare una domanda. Sì. Se ti trovavi in con Ventura in sede a Colbari, forse avevi una squadra di più, perché non hai avuto molta fortuna. Hai avuto la fortuna di giocare nel Bari, però non hai avuto quella fortuna che hanno avuto gli altri. Fare una carriera in un momento campionato, diciamo, un po' più esaltato. 30 partite dove un Bari si esprime meglio. Ma lui si è trovato in un periodo un po' difficile. Pensiamo noi ultimamente, ho avuto Nicola Bellomo, che la zia, mia cugina, poteva dare al Bari, se il Bari aveva una presidenza che veramente, come ha fatto Cassano con tutti i giocatori, portare i gioielli baresi in Serie A e andare in nazionale. Adesso, per esempio, quello che è successo, che Nicola è andato a Torino con Ventura, può avere l'Espo. Anche io mi sono trovato nel periodo un po' più difficile, non era facile giocare in Serie A a quei tempi. Poi davanti a me c'erano comunque fiori di difensori come De Rosa, Garzia, Innocenti, De Cruz, cioè, quindi non era affatto facile trovare posto. E se mi trovavo con lui di sicuro ero un po' più avvantaggiato, avendolo avuto 6 mesi a Verona. E chi l'ha trovato, infatti, dicevo alla gente, ai ragazzi che lo trovavano, per loro era una fortuna, quindi i vari Bonucci, Ranocchia, si sono trovati nel momento migliore e quindi hanno potuto imparare tutto ciò che c'era da imparare a livello difensivo, a livello di impostazione, ciò che fa lui, ciò che chiede lui. Quindi c'è la fortuna di Ranocchia e Bonucci, se non è stato lui. Lorenzo, il Bari, il tuo rapporto con la città e con i tifosi? Beh, con la città ci sarà sempre, essendo nato qui. Sicuro il rapporto è sempre straordinario, sono tifoso del Bari, quindi ci sarà sempre, tanti amici, tanti tifosi che vanno, seguono sempre il Bari, quindi il rapporto sarà sempre straordinario. E con la società, che rapporti sei rimasto? Semplici, normali rapporti, quando ci siamo incontrati è sempre stato comunque un piacere ritrovare alcune persone con cui avevo avuto modo di lavorare. Di sicuro, se sono arrivato a quei livelli, devo anche dire grazie e ringraziare loro, perché non è facile, perché molti giocatori che passano nel settore giovanile del Bari magari si perdono. Quindi per me è stato un piacere, una fortuna arrivare a quei livelli là. Ho incontrati gli avversari quando era Verona, quando giocavo col Verona, e dopo di che li ho incontrati in quest'anno, quando ho intrapreso la carriera di allenatore. Diciamo, mi è andata bene da una parte, poi mi è andata male dall'altra. Con Metteresi, tutti voi avete avuto un bel rapporto, ma avete pensato mai che si arrivava a questo punto? Beh, diciamo che è un po' di anni che la situazione si trascina in questa maniera. Di sicuro a me, come ex giocatore del Bari, come tifoso del Bari, dispiace, perché secondo me Bari è una grande piazza. Bari è una piazza che può esplodere, quando poi vedo tante piccole piazze che raggiungono determinati risultati, un po' mi dispiace, perché penso che Bari potrebbe arrivare a determinati traguardi. E spero che si risolva assolutamente il prima possibile, anche perché comunque il campionato è il ritiro in calza, quindi spero che si trovi la migliore soluzione affinché veramente il Bari poi possa ambire per altri traguardi. Lorenzo, per te un cambio di società a Bari potrebbe portare una svolta positiva, un entusiasmo diverso a Bari, visto l'andamento che c'è adesso? Beh, penso che la piazza un po' se l'aspetta. Magari dopo tanti anni, almeno da quello che leggo, perché io seguo comunque sempre le varie vicissitudini, quindi lo vorrebbe anche, ma penso che anche Matarrese, il presidente, diciamo, sia disposto a vendere, a passare la mano dopo tanti anni, e non ci dobbiamo scordare, comunque sono 36 anni, comunque il
Bari è rimasto a determinati livelli. E ora si spera, almeno quello che sperano tutti, che c'è questo cambio, però quello che dobbiamo sperare, visto il calcio, la crisi che c'è nel calcio, come in tutti i settori, è che ci siano persone che diano quella continuità che c'è stata con quell'entusiasmo che potrebbe riportare quello a sognare assolutamente, diciamo, quello che loro... L'importante è dare una certa continuità, e nel calcio moderno è diventato sempre più difficile. Bisogna innanzitutto programmare bene, e quindi magari investire anche sul settore giovanile e ritornare magari a quei risultati che abbiamo ma avuto quando tu stavi a Bari, anche non nel settore giovanile, dopo che ha intrapreso, diciamo, la carriera un po' più impegnativa agonistica. Il settore giovanile, che ne pensi? Ultimamente, da ciò che mi hanno detto, non ci sono stati grossi risultati. Parlo in generale, non ultimamente, chiaramente, perché in questa situazione, allora, si sa che in certi momenti poi... Con la crisi che c'è nel calcio bisogna investire nel settore giovanile. No, secondo me di merce ce n'è tanta. Ce n'è tanta. E bisogna andare, noi specialmente al sud, qui a Bari e nelle zone limitrofe, ci sono dei giovani abbastanza interessanti, però bisogna investire sui giovani, bisogna investire sulle infrastrutture, quindi creare strutture dove potersi allenare in una certa maniera, avere degli allenatori che sanno allenare i ragazzi in maniera giusta, per poter, come dicevo prima, ritornare ai risultati che noi abbiamo avuto nel settore giovanile, perché quando c'è stato il mister Shanimani, abbiamo vinto tutti, quindi sarebbe bello tornare di nuovo a quei tempi a livello anche di risultati, anche se a volte l'errore è proprio andare sul risultato, cercare i risultati, invece bisogna cercare la crescita. Giovane, e poi si arrivano i risultati. Se noi invece già nel settore giovanile pensiamo al risultato, poi non otteniamo niente. Tu, Lorenzo, già che stiamo parlando infatti del settore giovanile, ho saputo che Shanimani sarà di nuovo allenatore della primavera. Sono voci che girano, non sappiamo. Io sinceramente non sappiamo, non dire cose che magari... Non lo spero, perché... rumors che si sentono. Allora, devo dire che era un'idea che mi era venuta in mente in questi giorni. Sarebbe bello rivedere il mister, sì. Per me che è stato un padre a livello giovanile, e poi mi ha portato anche in prima squadra. Per me sarebbe bello, perché lui è molto bravo a lavorare con i giovani, e sarei contento di rivedere il mister di nuovo. Glielo auguro con tutto il cuore, veramente. Noi veramente facciamo un grosso in bocca al lupo al mister Shanimanico. Abbiamo avuto il piacere di averlo con noi anche in trasmissione a Bari Maria. Allora, purtroppo veramente, Lorenzo, è così, si inizia così, con queste parole, però il tuo futuro come allenatore, i progetti, cosa ti danno già di importanza? Ho intrapreso questa nuova carriera da un paio d'anni, ho avuto questa possibilità grazie a Dionigi, che è stato anche lui un ex giocatore del Bari, ho avuto modo di conoscerlo a Bari e poi ad Andria, quindi grazie a lui ho iniziato questa nuova carriera, che è quello che sognavo, tanto, perché quando uno smette di giocare o rimanere nel calcio non sempre è facile rimanerci, quindi ho iniziato da Taranto, poi l'anno scorso a Reggio Calabria. Quello che si spera è innanzitutto sempre di lavorare, perché appunto con la crisi del calcio che parlavo, diminuiscono le società, magari aumentano gli allenatori, quindi non è neanche tanto facile. Però io sono convinto che Luigi abbia delle ottime qualità, non lo dico solo perché sono il secondo, ha delle ottime qualità e riusciamo ad integrarci abbastanza bene tutti e due, quindi quello che si spera è sempre di arrivare a livello più alto, quindi quello mi auguro, il sogno, cioè come quando si inizia a giocare uno cerca di arrivare, cioè, degli obiettivi da raggiungere. Dionigi a tanto ha fatto delle cose, sì. Un gioco offensivo, si vedeva, sì. Enormi progressi, però a Reggio Calabria non si è visto questo progresso. Perché c'erano comunque altre tipologie di calciatori, altre caratteristiche, quindi non si riusciva. Poi parliamo anche di Serie C, Lega Pro e Serie B, quindi sono anche differenti come categorie.
però a Taranto si partiva per vincere il campionato con una squadra collaudata, esperta. Invece a Reggio Calabria si partiva per salvarsi con una squadra un po' più giovane, quindi ci vogliamo un po' più di tempo. Ha avuto anche Sciautone, che è un ottimo ragazzo, giocatore che volevamo anche noi. Per me ha grosse qualità, il giovane, un centrocampista che sicuramente farà carriera. C'è una grande corsa. Lorenzo, ti faccio quest'ultima domanda. Hai un sogno, per esempio, ti faccio un'ipotizione proprio, vorresti diventare l'allenatore del Bari? Assolutamente sì, sarebbe uno di quegli obiettivi da raggiungere, perché comunque, come dicevo prima, Bari è una grande piazza, quindi chi allenatore non vorrebbe venire. Poi per chi è nato nel Bari, per chi ha giocato, sarebbe ancora più bello poter allenare sapendo comunque delle difficoltà di un barese, quindi essere profeti in patria non è sempre facile. E Scelimonio so quella volta si bruciò e tu lo sai. Però io sono sempre uno che piace accettare le sfide, a volte cerca anche le cose un po' più difficili rispetto a quelle. Per avere più stimoli in queste. Assolutamente. Quindi sarebbe un sogno, un gran sogno che si corona. L'ultima considerazione, questa è una domanda che io faccio a tutti: come mai a Bari i matarrese non vengono mai visti di buon occhio, però quando ci sono gli addetti ai lavori, calciatori, ex calciatori, però ne parlano tutti bene. Tu che cosa mi dici in merito? Anch'io posso parlarne bene, perché innanzitutto mi hanno dato la possibilità, come dicevo prima, e non è facile avere la possibilità perché molti giocatori si perdono. Però proprio per la continuità che ha dato al Bari non è facile trovarla, e noi ci dobbiamo augurare di trovare le persone che diano la stessa continuità. Poi per i risultati non dipende soltanto da, sono tanti fattori, ci sono purtroppo il calcio è fatto di tanti fattori, però comunque qualche soddisfazione ce la siamo dati anche con il presidente Mantaresi, questo non c'è. Beh, abbiamo alzato anche il livello dei campionati fatti sia in Serie B che in Serie A. Ciò che prima, erano, specialmente la Serie A, la vedevamo una volta ogni tanto. Grazie di essere stato con noi qui stasera, tutti gli amici di Barivania, cominciando da Gennaro Guaffone. Anch'io ti ringrazio, Lorenzo. Grazie a voi. Un in bocca al lupo. Un in bocca al lupo e guarda. Per la sua carriera. Una domanda, come l'ha fatto lui, ti auguro di allenare il Bari. Speriamo. Ringrazio gli amici di Barimania per avermi invitato, è stato veramente un piacere partecipare, grazie. Lorenzo, di solito noi concludiamo con il nostro slogan. Sono Bari, e non per tutti! Chiedi di me che un consiglio da darti ce l'ho, ho spalle poi.